nuovo inizio, una strada di luce e conversione, ma anche il momento opportuno per aprirci al prossimo, tendere la mano e il cuore a quel fratello bisognoso, malato, solo, che mendica amore sulla soglia di casa nostra. Così il Papa descrive la Pasqua di Resurrezione nel suo messaggio per la Quaresima, dal titolo La parola è un dono, l'altro è un dono. Al centro della riflessione di Francesco la parabola dell'uomo ricco, senza nome, e del povero Lazzaro, che non solo ha un nome ma anche un volto, una storia, è amato da Dio e perciò non può che essere una ricchezza inestimabile, per quanto la gente continui a considerarlo un rifiuto umano. L'attenzione e la cura per l'altro, però, afferma Monsignor D'Altoso, segretario delegato del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, diventano oggi la provocazione fondamentale per ogni cristiano e non solo per quei ricchi che governano il mondo. Il messaggio quaresimale innanzitutto è destinato a tutti e poi Papa fa questa precisazione che il ricco non è ricco perché ha molti soldi a disposizione, il ricco è ricco in senso evangelico perché è pieno di se stesso e quindi essendo pieno di se stesso non ha occhi per l'altro e questa è una tentazione che vale per tutti noi, a prescindere dalla quantità di soldi che possiamo avere. Ogni uomo è chiamato a uscire da se stesso e soprattutto il cristiano uscire da se stesso per sentire la parola di Dio che fa luce e gli consente anche di aprirsi all'altro. Se noi non diventiamo sensibili anche a quello che sta intorno a noi, questo mondo è destinato a chiudersi in se stesso. E il Papa vuole aprire, lui lo dice sempre, aprire alla speranza e possiamo insieme avviarci verso un futuro più degno dell'uomo. Uscire dall'egoismo, dal narcisismo e guardare davvero l'altro e nel suo volto riconoscere Cristo. Questa, secondo il Papa, è la vera sfida di fronte ad un mondo dove ognuno è invece concentrato su se stesso, schiavo della vanità e della superbia, ma soprattutto del denaro, idolo tirannico che ostacola la pace e porta alla costruzione di muri difficili da abbattere. La scelta dell'alterità e della donazione è quella fatta da Chiara Amirante e dalla sua comunità. Fare l'esperienza dell'incontro con Cristo risorto, della parola di Dio che ricolma il cuore di gioia anche quando sei distrutto, disperato, mi ha portato a mettermi in ascolto del grido di tanti fratelli nella disperazione. Andando in strada, ho iniziato più di 30 anni fa, non immaginavo che i fratelli che vivono situazioni di povertà fossero così tanti, no? Perché ero abituata a pensare al povero come semplicemente chi non ha casa e chi non ha lavoro. Poi mi sono accorto di quante nuove povertà ci sono oggi, no? C'è il ragazzo distrutto dalla droga perché è inseguito nel piacere, la felicità, c'è il ragazzo che è finito nel giro della prostituzione e schiavitù, c'è il ragazzo abusato, violentato. Dinanzi a queste sfide non possiamo non lasciarci interpellare. La parola di Dio naturalmente ci dà quella marcia in più perché ci apre il cuore a vedere, come sottolinea Papa Francesco, nell'altro non solo il fratello in difficoltà, ma Cristo. Per generare questo moto di cambiamento, fondamentale secondo Francesco è l'esperienza della parola di Dio, perché chi non la vive, non la mette in pratica, di fatto non ama nemmeno Dio e perciò disprezza il prossimo. In questo cammino di conversione tracciato dalla Quaresima, che quest'anno si apre il 1 marzo con il mercoledì delle ceneri, il Papa rinnova poi l'invito ad usare tutti quei santi mezzi che la Chiesa ci offre per purificarci e metterci al servizio di Cristo, la preghiera, il digiuno e l'elemosina.